Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì a tutti, l'ultimo giorno della settimana in compagnia di Radio Appiano, ma ci sarà un weekend ricco di dirette e di contributi come sempre da non perdere. Avevo annunciato il signor Scarpini in Radio Appiano, cambia un po' però, intanto qua ci prendono pallonate, abbiamo fatto per fortuna di carta. Una sorpresa. Sorpresa, perché ho fatto delle scelte anch'io come... Quindi lui panchina, io titolare. Scarpini mi va in panchina, mi serve la freschezza del giovane in questa puntata di fine settimana. Così mi scaldo per domani, che saremo ancora insieme anche domani. Pensa un po' come sono fortunata, caro Tommaso. Assolutamente, direi proprio di sì. Direi proprio di sì, guarda. Allora, tanti contributi della buona musica che ha scelto personalmente però il signor Scarpini, quindi... merito a lui che ha scelto la nostra colonna sonora di quest'oggi. Ovviamente vedremo un po' di immagini degli allenamenti degli ultimi giorni. Che caldo. Io sono un po' sbracciata oggi, anche se qua so che sei stato tu a mettere meno 20 gradi in studio perché ci volete bene. E quindi ci manteniamo un po' al fresco nonostante fuori finalmente sia arrivata la primavera, caro Tommaso. Loro erano al fresco comunque oggi perché c'era un bel po' di venticello che devo mitigavano un po' quella temperatura, e quindi per fortuna anche perché era abbastanza caldo questa mattina. L'allenamento come sempre è iniziato intorno alle ore 11 e poi... Senti, vogliamo già dare il racconto di quella che è stata la mattinata di lavoro in vista della partita, ovviamente con il Genoa. Riscaldamento atletico con sviluppo della rapidità, quindi esercitazioni tattiche. Questo è il lavoro svolto dalla squadra e poi ancora con il gruppo. È ritornato ad allenarsi Christian Kivu, ieri individuale programmato, e ha proseguito in seconda seduta per il recupero della miglior condizione agonistica Riccardo Alvarez, seduta individuale specifica per Maicon, per lui infiammazione alla zampa d'oca del ginocchio destro, quindi si è un po' riacutizzato forse quel problema che aveva avuto in passato. E poi terapia, fisioterapia e programma di recupero per Wesley Sneijder. Giulio Cesar, ma la causa non è il mal di schiena, specifica il sito, il nostro quindi sito non ufficiale. Non è, per chi è all'ascolto, esatto, non poi è leggiamo Giulio Cesar fuori per il mal di schiena. No. Non è la schiena. Ha svolto anche oggi una seduta individuale, prima in palestra e poi sul campo. Lorenzo Crisetti è stato aggregato alla primavera in vista della gara di domani di campionato per il campionato di categoria contro il Chievo, mentre con la prima squadra si sono alleati Cincilla e Bianchetti. Cincilla portiere e Bianchetti invece difensore, che stava insomma... Sai che ho avuto anch'io l'infiammazione... alla zampa d'oca? Non lo sapevo. Non fare battute sull'oca, Tommaso, perché ti ho visto che avevi già un mezzo sorriso accennato. Non mi permetterei mai. Ecco. Spero che comunque Mike possa tornare prima possibile. Niente di serio, però è una cosa che insomma va tutelata. Ecco, cioè, diciamo, si è iniziato comunque a pensare al Genoa già nella giornata di ieri, oggi si continua a pensare al Genoa. È una partita, senza neanche bisogno di dirlo, importantissima, perché sono tre punti, man mano che si va avanti diventano sempre meno le partite, sempre meno i punti a disposizione e di conseguenza assumono sempre maggiore importanza le vittorie, insomma. Un po' quello che diceva Tommy il mister il giorno della presentazione, no? Raccontando anche quello che è stata la chiacchierata con il presidente. Abbiamo parlato di tante cose, di moduli così, però poi alla fine lui mi ha guardato e mi ha detto: senta mister, conta vincere, esatto, adesso insomma, possiamo fare possiamo tutti i discorsi ore, possibili, però ecco, sono diciamo i tre punti sono qui, eccolo qua, guarda, un fermo immagine di mister Stramaccioni al lavoro in mattinata sui campi. Parleremo ovviamente della prima squadra, Tommy, perché poi ricordiamo anche l'appuntamento di domani. Tu hai già anticipato che cosa sta succedendo, signor Secchi? Cosa ci sta facendo vedere? Ci ha fatto vedere anche uno scorcio di luna, delle foto. La partita con Lecce, c'era. Siamo tornati un po' indietro nel tempo. E ti stavo dicendo, racconteremo quella che sarà la puntata di Countdown, perché ovviamente è giorno di vigilia, avremo tutti i nostri approfondimenti legati al match con il Genoa, ma parleremo anche di primavera e già lo faremo nel corso del notiziario di questa sera con un'intervista che ha realizzato il signor Scarpini, perché primavera che deve lasciarsi alle spalle, Tommy, la Coppa d'Europa, il titolo di campioni d'Europa, e c'è da conquistare queste finali e conquistare il tricolore, quindi giornate anche qui decisive, affronteranno il Chievo. Sì, che è già l'andata, era stata, l'aveva detto anche mister Stramaccioni, l'hanno ripetuto un po' tutti anche i ragazzi, è una partita che non è andata giù quella dell'andata, nel senso che c'è stata quella sconfitta, però c'è stata un'espulsione ed
dunque, insomma, dopo aver dominato tutta la partita è arrivato questo gol, è una sconfitta per 1-0. Si cercherà naturalmente anche in questo caso di conquistare i tre punti, e sarebbero tre punti importantissimi anche in chiave classifica. Sarebbe curioso sapere se è stato difficile, insomma, tornare sulla terra, diciamo, tra virgolette, dopo la vittoria della Champions League, ma sicuramente avranno ritrovato subito il carattere, la voglia per tornare a pensare al campionato. Questo è segno di grande maturità, sì, da parte di un gruppo, perché magari a quell'età non si è abituati poi a passare dai, certo, festeggiamenti, da una vittoria così importante, così prestigiosa, sia per la squadra ma anche per FC Internazionale. Quindi diventa quanto mai difficile poi nel giro di pochi giorni riazzerare, certo, lasciarsi alle senza spalle quello che si è fatto, si è vinto, esatto. Perché nessuno ha giocato come l'Inter, cioè, nel senso, specifichiamolo, ricordiamolo, perché comunque ci sono state tutte le partite della fase eliminatoria, poi ci sono state tutte le fasi finali, fino ad arrivare alla grande finale contro l'Ajax e la vittoria. Però se si contano le partite sono tante, e sono tante in più rispetto agli altri. Perciò, guardi intensi e concentrati invece dei nostri, nella preparazione. Tommy, iniziamo con un po' di messaggi, sì, vediamo che cosa ci hanno scritto i tifosi in questa settimana di grandi cambiamenti, perché insomma, è inevitabile che sia stato così. Diego Panetta ci scrive, come sempre, lui simpaticissimo, l'abbiamo anche contattato telefonicamente più volte, vuole fare i complimenti ancora alla Primavera per la vittoria contro l'Ajax in Next Generation Series, la Coppa Campioni Giovanile, e dimostra, dice lui, il fatto che il settore giovanile dell'Inter ottiene sempre dei grandissimi risultati. In bocca al lupo a mister Stramaccioni, perché è un allenatore intelligente e, guardando le partite della Primavera dell'Inter, ha dato un gioco e una propria identità alla Primavera, dove ci sono molti giovani importanti. Lui fa diversi nomi, tra i quali ci sono Longo, Crisetti, Gibessa, Pecorini, Bianchetti, e speriamo che l'Inter possa vincere domenica contro il Genoa. Ancora lui specifica anche quella che secondo lui potrebbe essere la probabile per la partita contro il Genoa. Dai, vediamo che probabile ci manda. Allora, 4-3-3, ho un attimo di problemi a leggere perché sono un po' sparsi. 4-3-3, Giulio Cesare in porta, e il 4-3-3 sembra sia il modulo, anche secondo la stampa, più probabile. Sì, sono tutti orientati probabile per questo tipo di modulo. Più probabile. Sì, tra l'altro Geno che risponderà alla stessa maniera, insomma, se confermato ovviamente l'11 scelto dal mister dal punto di vista tattico. Sembrano orientati anche in quel di Genova, o di Zena, 4-3-3. Come si dice, arrivare a San Siro e giocare con il 4-3-3. Giulio Cesar e dunque Zanetti a destra con Ranocchia, Samuel centrali, e Faraoni a sinistra, o viceversa Zanetti. Secondo e me Faraoni a sinistra mette Diego mette Faraoni a sinistra. Secondo me sì, dalla mail, però non lo so. Obi Poli Stankovic a centrocampo, e Forlan e Zanate sulle fasce, e Pazzini. In molti rilanciano oggi Mauro Zárate in questa settimana, con eventualmente, poi insomma questo andrà verificato solo nel momento in cui il mister darà la formazione domenica, di rilanciare. Si è parlato tanto di rilancio, non solo dei giovani, sì, inseriti in prima squadra, ma anche a livello di giocatori che già in prima squadra c'erano e che magari negli ultimi tempi erano stati un po' messi da parte. Sì, lui mister Stramaccioni si è sempre affidato comunque a un tipo di gioco abbastanza offensivo, che puntava molto sugli esterni. Zárate è un esterno, di conseguenza se 2 più 2 fa 4, diciamo che sicuramente il mister punterà su giocatori con le qualità di Mauro Zárate. Non è comunque l'unico giocatore, ci sono insomma la probabile che è stata fatta dal nostro amico Diego Panetta, mi sembra che possa, non so se tu sei d'accordo, ma anche Stankovic, magari più arretrato in cabina di regia, con la posizione di Obi e Poli invece a centrocampo come interni, e appunto Forlan e Zárate sulle fasce, con Pazzini prima punta, proprio è indicativa, insomma, di quello che pensano i tifosi e di quello che forse potrebbe confermare anche mister Stramaccioni domenica. Staremo a vedere, sì, insomma. Carissimi amici di Inter Channel, tutta la redazione, volevo esternare la mia grande soddisfazione, ci scrive Gianni da Roma, volevo esternare la mia grande soddisfazione nel vedere realizzato un desiderio di cui ho sempre indicato nelle mail che vi ho inviato in questi ultimi periodi, e cioè il sogno di vedere la nostra amatissima società Inter che inizia un progetto che valorizzi i giovani realizzando una squadra di ragazzi con
talento ed il nostro presidente pare abbia imboccato la strada giusta, affidando la prima squadra a mister Tramaccioni, che ritengo un ottimo allenatore, molto capace e ambiziosamente, dice lui, testardo. Curiosa come definizione. Ambiziosamente testardo, segniamola come, così. Cercheremo di capire, no? Di conoscere meglio se è ambiziosamente. Ambiziosamente testardo può essere una definizione per lui. E chiaramente molti hanno visto questa decisione di... A te sembra ambiziosamente testardo? Dai, sì, a me sembra assolutamente molto motivato, come è giusto che sia. È molto preparato per quello che ho potuto vedere. Basta che nella presentazione, nel caso in cui dovessi presentare Tramaccioni, non dica simpatico, perché sai che non potrebbe prendersela lui. Sì, certo. Me la sono presa anch'io. Simpatia è una data importante, dice lui, però insomma, se da allenatore mi definisci simpatico, forse non è, vuol dire che forse non ci so fare tantissimo. Però, anch'io condivido, sai Tommaso, sì, abbiamo già parlato prima di questo aspetto nel raccontarsi. Mai dire simpatico, un po' come quando parli di una ragazza che ti chiedono il giudizio estetico e tu dici ah sì, simpatica, vuol dire che... Ma non è vero, invece che magari... Che caro Tommaso! Magari vuol dire che guardo oltre, addirittura già... Sì, l'intensità, no, lo sguardo, so, e gli occhi, sì. Ecco, sì, come no, ma... Va bene, poi cosa ci dice? Ancora, ci scrive Angelo da Isernia, ci scrive: caro presidente, di oggi la notizia dell'eventuale cessione di Maicon, ultimo fuori classe rimasto, dice lui, e credo, visto come sono andate le altre cessioni, che tale notizia sia fondatissima. Allora, intanto diciamo che se ti appoggi a quello che leggi sui giornali, allora... a quello che hai letto sui giornali che nelle scorse settimane, rimanevamo probabilmente io, Nagai e altri tre giocatori alla Pinetina. Sì, insomma, si erano buoni, ecco, nel tenerci... E quindi assolutamente non bisogna mai affidarsi a quello che si legge sui giornali. Se qualcuno partirà si vedrà, sicuramente si vedrà più avanti. Se qualcuno arriverà si vedrà più avanti. Per adesso ci sono ancora queste partite da vincere. Queste partite sono importantissime e non siamo certo noi a dirlo, ma è assolutamente fondamentale cercare di fare il maggior numero di punti possibili. E poi comunque ci sono i giovani della primavera che ce li scrivete in tanti, potrebbero essere inseriti. Vedremo come si disegnerà l'Inter del futuro, anche in virtù insomma dei grandi successi del settore giovanile in questa stagione. C'erano stati successi anche nella scorsa stagione, di la verità, la Coppa, il trofeo Carnevale, il trofeo di Viareggio. In questa stagione c'è stata questa Champions League e vedremo se dei giocatori del settore giovanile saranno ritenuti all'altezza per giocare in prima squadra. Anche perché Tommy, direi che in questo momento credo che il mercato, sì, è vero che si comincia già a programmare, a vedere quali saranno gli investimenti dei mesi estivi per il prossimo anno, ma credo anche che in questo momento la concentrazione vada esclusivamente al campionato per cercare di chiuderlo nella maniera migliore possibile. Quindi tutti gli altri discorsi, avremo tempo, giorni e giorni, caro il mio Tommaso, per parlare di mercato, sì, ormai sì. Siamo abituati. Anzi, troppo, perché poi aspetti sempre che arrivi perché dici ah che bello finalmente il mercato, poi invece quando sei durante il mercato dici però basta adesso. Speriamo che arrivi la fine, perché ogni giorno se ne leggi una. Allora, fuori rosa Maicon, è lui il colpevole dei gol che prende l'Inter insieme all'altro mercenario Lucio, addirittura Donato. Ci scrive un filino eccessivo probabilmente. Abbiamo avuto modo di commentare, mi sembra che fosse proprio il tuo messaggio col direttore Edoardo Caldari in studio l'altro giorno, sempre in Radio Piano, e anche lì abbiamo avuto modo di dire, insomma, quando tutto va bene, ok così, quando invece tutto va male, subito si vanno a cercare dei colpevoli e a trovare appunto solamente dei colpevoli, dei capri espiatori. In realtà non si può assolutamente, quando le cose vanno male, cercare della colpa nei singoli. Probabilmente era un momento nel quale doveva andare male così, questa stagione è andata così, adesso si riparte, diciamo, e speriamo in queste ultime partite di ritrovare un po' la quadratura del cerchio. Senti, parlavamo di progetti futuri, sì, di giovani. Ce n'è uno in comproprietà che sta cercando spazio a Bologna, che è René Crin. Siccome anche in molti ci hanno scritto, io riprenderei René a fine stagione. Lui ha parlato quest'oggi, i colleghi di FC Internews riportano le sue dichiarazioni, essendo appunto René stato accostato spesso parlando di nuova generazione, di forze fresche per il prossimo anno. Lui dice: fanno piacere ovviamente queste voci, è bello ricevere complimenti e pensare di poter giocare in una grande squadra un giorno, l'Inter nel cuore, ma anche il
il Bologna. Il centrocampista domenica potrà approfittare, diciamo così, delle contemporanee assenze di Mudinga e Perez per tornare titolare. Ho caratteristiche diverse da loro.